Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Quella che ascolterete oggi è una conversazione che Gillo Dorfles ha tenuto il 29 aprile al Liceo Artistico in occasione delle giornate di musica e arte contemporanea. Gillo Dorfles è un semiologo di fama internazionale, i suoi libri sono stati tradotti in tutte le lingue, direi. È titolare della cattedra di estetica dell'Università di Trieste ed è stato titolare di questa stessa cattedra anche qui a Cagliari. La registrazione parte così all'improvviso, diciamo un po' incasinata, ma non manca nulla, dico solo i preliminari, queste cosette qui, scuse per i ritardi, eccetera. Ma la colpa di questo ritardo è tutta delle avioline nazionali e non dell'organizzazione, che invece, come vedo, funziona benissimo, tanto più che ha richiamato qui un pubblico così folto. Spero quindi di far perdonare il mio ritardo con una relazione breve che non sia troppo noiosa e che quindi vi permetta di controbattere la noia dell'attesa. Il tema di questa conversazione è segno musicale e segno pittorico e segno grafico. Segno musicale e segno grafico. È un titolo molto impegnativo, perché bisognerebbe cominciare prima di tutto a dire che cos'è il segno. Cosa è il segno grafico? Cos'è il segno musicale? Già su questo si potrebbero fare discorsi che durerebbero ore. Però in parole molto povere credo di poter affermare che quello che si tratta di delucidare è il rapporto tra pittura e musica, tra musica e pittura, tra arti del suono e arti del colore, arti della figurazione. Mi sembra che questo sia il nocciolo del problema. Naturalmente, dicendo segno, noi diciamo qualche cosa che è più e meno che arte. Segno è tutto quello che ci serve per comunicare. Segno è la parola, segno è la lettera, segno è la nota. Quindi, dicendo segno grafico, segno musicale, noi ci rivolgiamo a quei mezzi che ci servono per comunicare musicalmente e graficamente, pittoricamente. Ma io non intendo fare un discorso sopra la semiografia, cioè sopra il modo di trasmettere attraverso i segni la pittura o la musica, perché sarebbe una cosa molto tecnica e credo poco apprezzata. Ci arriveremo semmai verso la fine di questa discussione. Ora, quello che mi premeva era di sgombrare il campo, il territorio, soprattutto dal problema dei rapporti tra musica e pittura, così come sono ora e come sono stati sin dall'antichità, possiamo dire. Sin dall'antichità, ho detto, e in realtà già un paio di migliaia d'anni prima di Cristo, sarà il 2000, sarà il 4000, non ne sono ben sicuro, perché la storia è una delle cose in cui sono meno versato. Comunque, parecchi anni prima di Cristo, in Cina, pare che un noto uomo di cultura fosse istruito nel come organizzare la scala musicale da due uccelli variopinti, dal canto di due uccelli variopinti. Questi uccelli variopinti, col loro canto, dettero al musicista l'idea di organizzare una scala musicale. Quella scala musicale cinese, basata sopra i famosi liu, che erano dei flauti decrescenti, che doveva poi essere una delle prime messe a punto musicali della civiltà dell'uomo. Ora, già in questa favola o in questa leggenda,
o mito, come vogliamo chiamarlo, voi vedete che c'è due elementi, che ci sono due elementi, il colore e il suono, gli uccelli dalle penne variopinte e il gorgheggio di questi uccelli. Quindi l'insieme di elementi cromatici e di elementi sonori era già presente in queste antiche leggende. Ma ho detto cromatici, e già questa parola vi dice molte cose. Noi parliamo di una scala cromatica in musica, che come sapete è quella scala che va avanti per semitoni. Perché si chiama scala cromatica? Le argomentazioni sono di molte specie e ancora non sappiamo quale sia la vera origine, però pare che l'origine sia proprio quella che fa derivare cromatico da chroma, da colore in greco. Quindi i greci antichi già videro che in una scala modulata attraverso semitoni si poteva indovinare qualche analogia con le nuance, con le gradazioni, con le sfumature dei colori. Secondo altre versioni invece si sarebbe chiamata cromatica perché le note erano colorate in un certo modo, ma lasciamo stare queste sottigliezze filologiche. Comunque sta di fatto che sin dall'antichità il problema di un'assimilazione tra suono e colore è stata sempre viva. Notazioni antiche, notazioni pneumatiche in cui intervenivano i colori, rapporti tra pittura e strumenti musicali, raffigurazione di strumenti musicali nella pittura antica e recente, pittori che si interessavano di musica, musicisti che si interessavano di pittura. Tutto questo naturalmente non possiamo discuterlo e non possiamo neanche cominciare a riassumerlo. Qualsiasi trattato vi direbbe i termini principali di questo rapporto. Ma quello invece che ci interessa di più è vedere perché proprio ai nostri tempi, nel nostro secolo, si è rinfocolata questa interessante disputa intorno ai rapporti tra le due arti. Se noi prendiamo uno dei libri più noti dell'estetica americana, il rapporto tra le arti di Thomas Monroe, noi vediamo che c'è un lungo capitolo dedicato appunto al rapporto tra pittura e musica. Se prendiamo un altro libro abbastanza famoso, La Correspondance des Arts di Suriot, vecchio estetologo francese, ancora vivo nonostante i suoi 85 o 90 anni, l'estetica pare che sia un buon sistema per mantenere vivi. E secondo Suriot, nella Correspondance des Arts c'è tutta una elucubrazione molto complessa, molto minuziosa, per dimostrare che tra le due arti ci sono delle analogie. Ora, guai se noi ci rimettiamo alle elucubrazioni degli estetologhi, perché molto spesso finiscono per dire delle corbellerie, o perlomeno per perdersi in sottigliezze che non conducono altro che al nulla. Ecco, per esempio, che nel caso di Suriot si parla dell'arabesco musicale e dell'arabesco pittorico, cercando di dimostrare come il percorso fatto dalle note e tracciato secondo un grafico crea un arabesco che può essere confrontato all'arabesco di una pittura, di un disegno, di un fregio. Ora, questo ovviamente non ha senso. Tra un arabesco pittorico e un arabesco musicale il rapporto è quasi nullo, anche per una ragione molto precisa, che la pittura, la grafica, l'arte del colore si sviluppa sopra un piano, si sviluppa sopra qualcosa di statico, non ha un processo nel tempo, mentre la musica, lo sappiamo da sempre, è l'arte del tempo. Voi sapete che Lessing, nel famoso Laoconte,
aveva diviso nettamente le arti del tempo dalle arti dello spazio. E questa distinzione che allora era necessaria e che poi fu un po' attenuata in seguito, vale però ancora oggi. Noi sappiamo che le arti figurative, dal disegno all'architettura, sono arti statiche, che la musica è un'arte dinamica che si sviluppa nel tempo. Ma anche questo è vero fino a un certo punto, perché proprio negli ultimi tempi, proprio nella nostra epoca, dagli anni 20 in poi, possiamo dire, noi abbiamo constatato come tanto la pittura quanto la musica cercassero di uscire dal loro alveo, di uscire dal loro terreno minato, di impadronirsi di costanti, di caratteristiche che non erano le proprie, che appartenevano alle altre arti. E difatti, se voi considerate lo sviluppo delle arti figurative, delle arti visuali negli ultimi anni, negli ultimi decenni, possiamo dire, voi vedete che le arti visuali si sono avvicinate in un modo abbastanza significativo a forme di movimento. Voi sapete che esiste l'arte cinetica, la op art, tutte le forme in cui l'arte che una volta era statica ha acquistato una dimensione dinamica. Voi conoscete certamente i famosi mobili di Calder, il grande scultore americano morto quest'anno. Sapete che si tratta di sculture mobili, sculture che sono come tralci di alberi con grandi foglie che il vento può agitare. Quindi ecco che ci troviamo di fronte a un tentativo della pittura di acquistare un dinamismo che un tempo non aveva. E questo dinamismo lo troviamo anche in molta pittura cosiddetta scenica o gestuale. Conoscete le varie esperienze fatte dall'action painting, dall'arte d'azione americana e da molte forme di informale. Pittori come Mathieu, come Pollock, come Soulages, come molti altri, che cosa hanno fatto? Hanno impresso alla pittura un dinamismo che un tempo non c'era. Anche se il risultato è statico, anche se la pittura che proviene dal loro modo di operare è qualcosa di fisso, però per arrivare a questo qualcosa di fisso si passa attraverso una serie di movimenti, di dinamismo, di azioni, di gesti che fanno sì che sia indispensabile un elemento dinamico. Quindi ecco come la pittura, la scultura, che un tempo erano arti tipicamente spaziali e tipicamente immobili, forse anche per l'esempio del cinematografo, che naturalmente ha avuto un'importanza non dubbia, si sono impadronite di una dimensione che non era la loro, ma che è diventata la loro. Per cui negli ultimi tempi la pittura, considerata come arte statica, non corrisponde più a una realtà dei fatti. Ma qualcosa di simile, in tutt'altro senso, doveva accadere anche per la musica. I musicisti, negli ultimi 30-40 anni, si sono accorti di seguire un cammino che in un certo senso aveva qualche cosa da spartire con le arti figurative. Intanto, già la messa a punto del sistema dodecafonico da parte della scuola viennese, da parte di Schönberg, di Webern, di Alban Berg, rifletteva una manipolazione dello spazio sonoro che corrispondeva a dei requisiti di pianificazione, possiamo dire, geometrica, che facevano riflettere a un certo tipo di spazializzazione della musica. È vero che questa spazializzazione musicale la possiamo trovare anche nel passato, anche nei fiamminghi, diciamo,
degli antichi fiamminghi, però la spazializzazione alla quale sono arrivati i dodecafonici era certamente di un tipo più rigoroso, anche perché prevedeva l'inversione, la specularità delle forme che solo attraverso una sintassi spaziale si potevano considerare come attive. Ma quello che è più interessante è il fenomeno di cui la musica si è impadronita nella sua notazione. È appunto nella notazione musicale, nella semiografia musicale degli ultimi 20 o 30 anni che noi vediamo apparire dei fenomeni che indubbiamente hanno delle analogie con le arti visuali, analogie che non possono essere casuali, che devono avere una ragione d'essere sostanziale, legata alla natura stessa del fenomeno musicale. E anche qui io non posso entrare in dettagli, semmai lo potremo fare nel dibattito, se ci sarà tempo per farlo, ma basta che voi consideriate, prendiate in esame alcune delle partiture di musicisti recenti, come Bussotti, come Kagel, come Earl Brown, tanto per citarne qualcuno, e voi vedete che molti di questi musicisti nelle loro partiture seguono un modo di segnatura, diciamo, che indubbiamente è influenzata dalla pittura coeva o precedente. Earl Brown, per esempio, il musicista americano ben noto, in uno dei suoi pezzi, December 52, traccia dei segni che ricordano in maniera quasi completa alcuni dei dipinti neoplasticisti del gruppo olandese di De Stael. Alcune di queste partiture di Earl Brown potrebbero essere benissimo dei disegni di Van der Leck o di Van Doesburg. C'è la stessa sintassi geometrica, c'è lo stesso rapporto di volumi e di masse che noi troviamo nei neoplasticisti. Altri musicisti come Bussotti, per esempio, ricorrono invece a notazioni che potremmo definire piuttosto informali o gestuali. Nei suoi cinque pezzi per Tudor, per il pianista Tudor, per esempio, Bussotti ha un genere di partitura che è assolutamente di tipo pittorico. E lo stesso lo possiamo trovare nella sua composizione rara, per esempio, e nella Passion selon Sade e così via. Ora, questo cosa significa? Uno scherzo di questi musicisti oppure qualche cosa di sostanziale? In realtà tutte e due le cose sono vere. E cioè, alcuni di questi musicisti si sono compiaciuti di fare delle pagine musicali che fossero visibili, che fossero visualizzabili, che fossero piacevoli all'occhio. E c'è stata tutta una fioritura di mostre anche, di partiture musicali del genere. Già nel 62, per esempio, a Roma, Chiari e Bussotti organizzarono una mostra, la Galleria Numero, mi pare, dove esibivano queste loro partiture, che effettivamente erano molto piacevoli da vedere. Da vedere potevano sembrare dei disegni più o meno arbitrari fatti da qualche pittore informale. Ma c'era qualche cosa di sostanziale sotto questa, diciamo, grafica musicale? Effettivamente c'è qualche cosa di sostanziale. Tanto più poi se noi ci rivolgiamo a alcune partiture come quelle di Stockhausen, che in alcune delle sue partiture usa dei sistemi grafici molto più organizzati, più ordinati, meno improvvisati di quelli di Bussotti, proprio per mettere a punto la componente grafica spaziale della sua musica. In altre parole, era successo che i musicisti, questi musicisti contemporanei,
da Stockhausen a Bussotti, da Kagel a Earl Brown, da Schnabel a Xenakis, eccetera, si erano resi conto come la normale segnatura musicale, la normale semiografia musicale basata sulla carta pentagrammata dove le note venivano segnate, non era più sufficiente. Non era più sufficiente perché era necessario aggiungere continuamente delle notazioni. Dire, per esempio, qui la voce deve arrestarsi per un po' e poi riprendere con maggior foga, oppure questa nota deve essere accentuata più delle altre, oppure qui deve esserci una serie di note che sono glissanti verso l'alto o verso il basso. Tutte queste notazioni fatte a parole potevano essere sostituite da nuovi segni, per esempio da note marcate di più, con segno più nero, più scuro, e allora voleva dire che la nota doveva essere marcata maggiormente, oppure con piccoli segni, quasi puntini, vaganti in mezzo alle linee musicali che indicavano appunto tutta una serie di note aggiunte o aggiungibili dall'interprete, perché non dobbiamo dimenticare che in molta di questa musica, soprattutto in quella che si serviva di un elemento aleatorio, quindi di improvvisazione da parte dell'esecutore, c'era un'estrema latitudine interpretativa. Era lasciato al gusto e al buon senso e alla buona volontà dell'interprete di aggiungere o togliere alcuni elementi e soprattutto di variare la disposizione delle singole frasi musicali, per cui noi abbiamo parecchi componimenti che possono aver invertite, sovrapposte o sostituiti alcuni brani indicati appunto come sostituibili dal musicista. E tutto questo poi si riallaccia a un'intima coesione che c'è stata sempre in questi anni, dal 1930 in poi, possiamo dire dal 40 in poi, tra alcuni grandi musicisti come Cage e alcuni grandi artisti come Rauschenberg. Voi sapete dell'unione, dell'amicizia tra Rauschenberg e Cage, dell'unione tra Cage e Cunningham, il Merce Cunningham, il danzatore, del fatto che alcune danze siano state fatte con scenografie o scenari o costumi ideati da Rauschenberg o da Warhol e allo stesso tempo con musiche, per esempio, di Cage o di altri musicisti contemporanei. Quindi questo connubio, questa osmosi tra musica e pittura ha fatto sì che le due arti che un tempo si guardavano non in cagnesco, magari con ammirazione, ma senza assolvere una funzione osmotica tra l'una e l'altra, finissero per trovare importante e utile quello di servirsi ogni tanto del linguaggio dell'altra. Questo fenomeno del resto lo troviamo non solo nella musica e nella pittura, ma per esempio nella stessa poesia. Voi certo sapete cosa sono le poesie visive, le poesie concrete, poesie dove all'elemento poetico vero e proprio, dato dalla parola col suo significato concettuale, si aggiunge un elemento grafico per la disposizione delle parole, per il modo in cui tipograficamente sono riprodotte o per l'inserzione entro l'elemento verbale di elementi visivi presi di peso e immessi nel contesto. Quindi vedete che anche nel caso della poesia noi abbiamo un confluire di elementi che vengono dall'arte figurativa. Allo stesso modo, poi, come nella stessa pittura degli ultimi tempi, degli ultimi 5-6 anni, noi abbiamo elementi che vengono, per esempio, dal teatro. Tutto il grande territorio della body art, l'arte del corpo, che cosa è? Se non una trasposizione
degli impulsi figurativi di pittori d'avanguardia entro l'ambito dell'azione che chiamiamo teatrale, tanto per dare un nome facile da capire, ma che comunque è un'azione che esula da quello che era l'azione semplicemente pittorica. Quindi sono tutti elementi che potrebbero essere naturalmente sviluppati moltissimo e su cui non voglio neanche diffondermi per non tediarvi di più, ma effettivamente una delle cose che vorrei ancora accennare è come già a partire dalla fine dell'Ottocento si sia sentito questa necessità di un confluire delle due arti. Il raffronto, per esempio, tra Debussy e Monet, un grande impressionista e un grande, come possiamo chiamarlo, simbolista, musicalmente parlando, è indubbiamente effettivo. Tra il tonalismo pittorico di un Monet e il politonalismo di un Debussy, indubbiamente ci sono delle analogie che lo stesso Debussy aveva sottolineato. C'è un'opera di Debussy, Monsieur Croche, Antidilettante, per esempio, dove Debussy dice, vediamo se riesco a trovare la frase: il sollicita ma curiosité par une vision particulière de la musique. Il parlait d'une partition d'orchestre comme d'un tableau. Dunque sollecitò la mia curiosità per una visione particolare della musica, questo Monsieur Croche Antidilettante. Parlava di una partitura d'orchestra come di un dipinto, come di un quadro. Questo lo diceva Debussy nel 1926. Quindi molto prima che Bussotti o Earl Brown tacessero le loro partiture pittoriche. Quindi evidentemente già un Debussy aveva presente questa possibilità di considerare la partitura come una specie di dipinto, di quadro. Se poi andiamo un pochino più in là e prendiamo il parallelo tra un Picasso, per esempio, e uno Stravinsky, parallelismo fatto moltissime volte, ormai usurato se vogliamo, ma effettivamente molto giusto, molto efficace. Se voi pensate al cubismo neoclassico, se vogliamo, di Picasso e al neoclassicismo politonale di uno Stravinsky, gli aggettivi non sono del tutto esatti, ma però dicono più o meno quello che voi già certo sapete, beh, non c'è dubbio che c'è un'enorme analogia. Tanto Stravinsky che Picasso, pur essendo due grandissimi geni della modernità, si sono rifatti a un passato, che possiamo chiamare neoclassico in fondo. Tutti e due si sono serviti di un genere di figurazione, sia pittorica che musicale, che hanno rinnovato però senza tradire la tradizione. A differenza di, non so, a differenza di un Klee, di un Kandinsky, a differenza di un Schoenberg o di un Alban Berg. E allora qui possiamo anche parlare del parallelismo tra Kandinsky e la musica puntuale, per esempio puntiglista. I punti nello spazio, i punti nella superficie, di cui Marisa Volpi ha ordinato una mostra qui in questi giorni, in fondo sono qualcosa di estremamente musicale. A parte il fatto che Kandinsky aveva estremi interessi musicali, a parte il fatto che Klee, come sapete, suonava il violino, era in fondo un grande appassionato di musica, ma questo del punto nello spazio e del dinamismo della linea sulla superficie sono due degli elementi fondamentali per individuare questa analogia tra musica e pittura.
E ora, appunto, tanto per finire, vi leggerò alcune frasi di un articolo uscito ora, pochi giorni fa, quindi per farvi vedere l'estrema attualità del problema. Si tratta di un giovane musicista, Daniele Lombardi, più o meno ignoto, ma comunque appunto interessante vedere come anche i giovanissimi sono interessati a questi problemi, il quale, partendo dal simposio internazionale che era stato fatto da Cornelius Cardew a Roma nel 72, ha messo a punto un sistema di notazione sulla base, dice, dell'esperienza analogica segno grafico e segno musicale, compiuta già nel suo precedente lavoro, creando così una scrittura, al posto di una scrittura simbolica, una scrittura allegorica, e realizzando opere audiovisive, eliminando con un'esecuzione mediata dal supporto testuale, eccetera, eccetera. Ora, sentiamo che cosa dice questo musicista. Il fatto sonoro, espresso in termini di entità visualizzante, ha una funzione di lotta nello stabilire un processo di comunicazione nel quale tutti possano partecipare. La musica, in questo modo, ha la possibilità di tornare a una pratica minima verificando l'affermazione di Mukhachovsky: il segno deve essere compreso nello stesso modo da colui che lo emette e da colui che lo riceve. In altre parole, questo musicista si scaglia contro quel tipo di notazione musicale che è incomprensibile al grosso pubblico. Naturalmente si tratta di una operazione abbastanza utopica, ma come vedrete interessante per i suoi addentellati pratici. I segni ideografici ideati per queste composizioni sono di elementare acquisizione per far sì che la musica abbia la possibilità di tornare a una pratica minima. Il punto d'arrivo di questa operazione è la composizione collettiva di un'opera. E con questo sistema di notazione ideografica, di acquisizione elementare, mi rivolgo alla collettività che io credo in grado di percepire e partecipare dopo un breve momento di informazione per realizzare tutti insieme una proposta alternativa. Allora cosa fa questo musicista? Distribuisce ai presenti, per esempio una cinquantina di persone, dei fogli di carta sui quali ognuno dei presenti fa una creazione musicale, cioè crea con dei segni ai quali viene preparato sui due piedi dal musicista un tracciato che possa essere interpretato dal musicista stesso. Si tratta di, anche da lontano forse lo vedete, si tratta di segni che sono un po' più grossi, un po' più sottili, un po' più alti, un po' più bassi, e che comunque possono essere interpretati come suoni e come note. Allora, distribuendo a ognuno un foglio e raccogliendo poi i fogli che ognuno ha ideato come composizione musicale, lui li esegue, facendo così una specie di opera collettiva, una specie di cooperativa artistica. Ora, naturalmente la cosa è utopica, la cosa è fatta da un giovane, la cosa magari non avrà evoluzione. Però il principio è certamente giusto, perché anche quando si cominciò a scrivere la musica sopra il pentagramma, inizialmente la scrittura era molto empirica. Voi sapete che i neumi erano delle pseudonote che indicavano il percorso in alto, in basso e la durata entro certi termini, ma senza arrivare alla precisione della nota su carta pentagrammata. Con questi segni, naturalmente, noi abbiamo una scrittura estremamente labile, estremamente aleatoria, che però ci permette alcune identificazioni: l'altezza, la dimensione, la durata, la sottigliezza o la profondità del suono,
E quindi in un certo senso dà all'individuo che non conosce la musica la possibilità di avere una pseudo notazione musicale che lo avvicina di più a un'arte che se no gli sarebbe completamente sconosciuta. Credo che questo possa bastare, comunque se qualcuno ha delle domande da fare sarò ben lieto di rispondere. Abbiamo trasmesso Arte 24, divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.